ritrovato. A proposito di canzoni, a proposito di canzoni, sapete perfettamente che ormai ci siamo appassionati al Festival di Sanremo, sapete perfettamente. E quindi oggi, caspita, ho un paio di robette da condividere, un paio di robette che vorrei leggere con voi. E tanta, tanta roba, tanta, tanta roba. E parleremo dei duetti in anteprima che avranno luogo a Sanremo, qualcosa sappiamo già. E poi andremo a leggere una bellissima, ma soprattutto intensa, intervista al signor, no, alla signorina Ariete, scusate. Chiedono a Zelensky che carri armati vuoi e lui risponde: Thanks, grande, 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 grande trust. Ma è sua? È sua questa, no? Perché se è sua, sarà di trust o l'avrà letta da qualche parte? Ah, non lo so io. Ah, ok, non lo so, non lo so. Buonasera, signor Astro. Dove sta Astro? Mica l'ho visto io Astro, eh. Comunque, buonasera anche al signor Astro. Tanta roba, tanta, tanta roba. Come va? Come va, caro Trust? Come sta? Come sta? Mi ha fatto piacere che mi abbia scritto ieri su Twitch. In realtà, non è stato l'unico e, caspita, raga, questo significa che comunque nel nostro piccolo, stiamo facendo le robe così, così, fate abbastanza, abbastanza alla cazza, alla cazza, alla cazza. No, sto scherzando, ovviamente. Ci teniamo, dice Trust. Ma de che. A lei, esatto. Bravo, bravo, bravo Trust, no, mi ha fatto veramente molto piacere. Abbiamo avuto un piccolo contrattempo ieri sera e quindi abbiamo dovuto, come dire, spostare il tutto. Allora, signori, volete che cominciamo con l'anteprima dei duetti? Giusto per capire chi canta con chi a Sanremo, o volete che cominciamo con una lunghissima, proprio lunghissima intervista alla signorina Adele? Ariete? Ma che Ariete? Ma che Ariete? Ma che Ariete? Ma che Ariete? Come mai non è partito l'alert? Ah, perché l'ha scritto male Trust. Che peccato, che peccato. Vabbè, 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 meglio così, ha risparmiato un po' di punticini, li ha risparmiati. Io direi che vorrò condividere con voi questa bellissima intervista alla signorina Ariete che ho avuto modo di conoscere in questi giorni, ma però alla faccia. Sembra un po' così, però alla fine. Che capa che tiene, che capa che tiene. Mamma mia. Sto esplodendo. Non funziona, io non tengo de nada. In che senso? In che senso? Ma perché l'ha scritto, non l'ha scritto correttamente. Adesso devo risparmiare, non spendo poco. In nada, ah, gli aperico de pisiello, in a che. Allora, signori, vediamoci questa bellissima signorina, no? Tutta stilosa, tutta per le sue. Ci piace. Andiamoci a leggere questa bellissima intervista, signori, fatta ovviamente da Gianmarco Aimi del Rolling Stone Italia. E con questo, signori, diamo il via al nostro Sanremo e dintorni. Benvenuti, ben ritrovati ad un nuovissimo appuntamento con tutte le news dedicate al Festival di Sanremo. Eccoci qua. Salutiamo anche JD, ovviamente, salutiamo tutti quanti. Ariete a Sanremo 2023, gli squali del festival non sono poi così cattivi. Attenzione, attenzione. Buonasera, buonasera. Ha iniziato a seguire il festival solo nel 2021 e apprezza che si sia aperto alle piccole etichette. Ci arriva con l'ambizione di piazzarsi bene. Porta Mare di Guai, firmata proprio con Calcutta e Dardust. Parla dell'amore fra due ragazze, in un'ottica di normalità. Un vero peccato, signorina Ariete. Tuttavia, ognuno è libero di fare le proprie scelte. È un vero peccato. Appoggia il cellulare sul tavolo e sul dorso è applicato un adesivo con la scritta Stacce, che potremmo tradurre grossolanamente dal romanesco in Ci devi stare, che ti piaccia o no. Che ti piaccia o no. Sembra un po' questo lo spirito con il quale Ariete all'anagrafe di Anzio registra come Arianna del Ghiaccio. Si presenta a partecipare per la prima volta a Sanremo a quasi 21 anni a Talento da vendere, ne è consapevole. Alle spalle un'etichetta che crede pienamente in lei e a sua volta è un esordiente al festival Bomba Dischi. Per cui le aspettative, spiega, sono cantare bene, divertirmi e rimanere me stessa.
ma nello stesso tempo ammette la sua paura più grande è perdere, e anche se la classifica non la preoccupa poi tanto, spera di arrivare almeno tra i primi cinque. Se ci aggiungiamo che ci presenta un brano con un brano molto forte firmato insieme a due che di classifiche se ne intendono, come Calcutta e Dardust, possiamo dire che ha le carte in regola per stupire, ma forse soltanto chi non la conosceva. Me la sono messa io sul Fanta Sanremo, la signorina Ariete, giusto per. Sì, sono passato ad I'm on fire for this event, yeah, for sure. Sono passato ad oh, vabbè, adesso vediamo, a quanto pare per il momento sembra funzionare tutto. Come fa a sapere lei che io sono passato ad O? Attenzione. Comunque, Trust, se vuole partecipare a Fanta Sanremo, mi faccia sapere che ci creiamo tipo una lega tutti quanti assieme. Proseguiamo, signori. Mare di guai è una canzone stilosa che trasuda verità e la rappresenta in pieno. Un amore finito con la sua ex ragazza che genera le insicurezze tipiche dell'età adolescenziale. Non sono più capace a leggere. E se nel 2023 c'è ancora chi si stupisce dell'orientamento sessuale, lei sembra arrivare al momento giusto per riportare i giudizi verso i rapporti umani al grado zero, in un'ottica di normalità, come ho sempre fatto, dice. L'abbiamo incontrata e ci ha raccontato il suo mondo composto di squali che non sono cattivi, di un senso di famiglia che ama portare sul lavoro e una consapevolezza granitica nella sua ispirazione. In un modo o nell'altro, la musica bella, dice, va avanti. Ormai manca poco a Sanremo. Come ti senti? Adesso bene. Ma non so se ti risponderei così anche il 6 febbraio. L'altro giorno ho fatto le prove e ho scherzato con tutti. Ovviamente non sarà così in quei giorni, ma se ci pensi, sono solo 3 minuti. Che sensazione hai provato a cantare il tuo brano all'Ariston? La versione in studio è bella, ma con l'orchestra è un'altra cosa. La senti che ti avvolge, che ti coccola. Com'è nata Mare di guai? L'ho scritta a luglio del 2022, poi sono andata in uno studio da Dardust e mi hanno fatto sentire una bozza che gli sembrava carina. L'ho provata, ma sul ritornello mi ha detto no, dobbiamo farla in un altro modo. Allora l'ho lasciata per un po' in disparte, ma quando mi sono messa in testa di provare a partecipare a Sanremo, sono tornata in studio con l'intenzione di completarla. Solo che dopo 2 ore non è uscito nulla. Così ci fumiamo una sigaretta e Dario mi dice proviamo a farla ascoltare a Calcutta, perché a me piace molto. Forse io non ci avevo creduto fin fondo, invece a Calcutta è piaciuta tanto e ci siamo rimessi al lavoro. Cosa ha aggiunto Calcutta? Testo e melodia della prima parte erano pronti. Con Edoardo abbiamo scritto a 4 mani la seconda strofa e lui ha avuto la trovata melodica sullo special che la rende un classicone nel suo stile. Sono molto soddisfatta di come è uscita e con l'orchestra rende al massimo. A un certo punto canti non so nuotare in una vasca piena di squali. Chi sarebbero? Chi sono questi squali? Tutte le insicurezze di una qualsiasi ragazza di 20 anni che si ritrova oltre che con amore infinito, in una situazione inusuale. Mi sono successe tante in solo 3 anni, dice. Mi sono interfacciata con un mondo gigantesco, per cui c'è dentro tutto quello che ho passato negli ultimi tempi. Anche Sanremo è pieno di squali, sei pronta ad affrontarli? Sono pronta, alla fine non sono animali così cattivi, anzi, sono carica. Lo è. Quando Amadeus ha annunciato il nome e il tuo nome al TG1, dov'eri? Ad Amsterdam, dice, con i miei amici stavamo pranzando al McDonald's. La situazione più normale possibile, il cellulare era in modalità euro, quindi l'ho saputo in seguito. Ma dopo aver parlato con genitori, fratelli e zii, ho continuato a divertirmi con gli amici e ho rimesso il cellulare in modalità aereo. È stata una bella emozione, anche se ero molto convinta del pezzo. Come ti sei trovata a condividere il lavoro con altri, visto che di solito lavori a tutto da sola? È vero, di solito faccio tutto da sola, a parte qualche eccezione. A pochi ho dato l'opportunità di entrare nel mio processo di scrittura, che è molto randomico. Le prime ore mi sentivo un po' forzata, poi mi sono lasciata andare affidandomi al buon senso e ad Ardast e Calcutta, che ne sanno molto più di me. In fondo, di chi avrei dovuto fidarmi, se non di loro? Se non lo sa lei. Ma prima di quest'anno guardavi Sanremo? Il primo Sanremo che ho seguito con interesse è quello del 2021. Con i Maneskin e Madame, nella mia famiglia non sono spettatori abituali del festival, mentre mio zio, il fratello di papà, è molto appassionato e si prende una settimana di ferie per seguirlo tutto. Per cui lui all'annuncio della mia partecipazione è letteralmente impazzito.
I miei genitori sono contenti, ma anche preoccupati per l'esposizione mediatica della loro bambina. Con i social che rapporto hai? Quello che spesso mi lascia con l'amaro in bocca sono le tante persone che potrebbero essermi genitori e che, sui social, fanno commenti che denotano poca sensibilità nei confronti di pischelli di 20 anni che si mettono in gioco. Vado comunque a Sanremo consapevole di quello che mi aspetta, nel bene e nel male. I commenti negativi, dice, ti fanno soffrire? No, non è questione di sofferenza. E grazie anche ai social se sono qui. Ho maturato un fortissimo seguito durante la mia prima quarantena, con dirette tutti i giorni, dove facevo entrare gente parlandoci per ore e ore, come se fossero miei amici. Credo che quello che abbia avvicinato molto il pubblico a me, rispetto a stare male per un commento, non è il hate, ma il problema. A me capitava anche a scuola quando uno diceva una cazzata e mi dava fastidio, e a me non piacciono le cazzate, dice. Ci sono particolari commenti che ti infastidiscono? Ne ricordo due. A uno ho risposto e all'altro no. Nel 2020 andai in radio e sui social uno scrisse: questa per stare lì ha pagato. Per me questa è una cazzata, alla quale ho risposto che ero stata chiamata non avendo pagato per andarci. L'altro invece diceva: ma chi è sta lesbica? Non gli ho risposto perché ha scritto per puro odio. E poi è la verità. Ma che gli dovevo rispondere? Io non sono un personaggio astratto, rispondo in certi casi per fare valere la mia, e quando gli rispondo non si fanno più vivi. Al massimo, se mi vedono di persona, mi chiedono un selfie. In mare di guai canti l'amore tra due ragazze. Credi possa generare commenti negativi? Per me è importante farlo, perché mi rendo conto che per tante persone, da quando sono uscita l'ho scoperto, non è più una novità. Non ho mai cantato al maschile, per cui ormai dovrebbe essere risaputo. Cercherò di vivermela come me la sono sempre vissuta, e su questo non ci ho mai giocato e non voglio essere la palladina di nulla. Non c'è motivo. Se questa canzone iniziasse con "tu eri più bello di me" invece che al femminile, l'avrei cantata allo stesso modo e la resa sarebbe identica. La porto in un'ottica di normalità, come ho sempre fatto, e farò anche a Sanremo. Bacchiglione, best Fiume, ma de che, forza Vicenza. Brenta, best Fiume. Buonasera. In passato, per il tuo orientamento sessuale, chiede, hai avuto problemi? Fortunatamente no, ma hai avuto problemi di omofobia e di discriminazioni. È anche un po' triste a pensarci che mi debba ritenere fortunata. Stiamo leggendo un'intervista alla signorina Ariete. Oltre alla tua prima volta a Sanremo, sarà l'esordio anche di Bombadischi? Senza punto di domanda, sarà l'esordio anche di Bombadischi? Sono contenta di essere la prima. È la prova del fatto che, major o non major, la musica bella va avanti, a prescindere da quello che c'è dietro. E io dietro ho persone esperte, colte, gentili, interessate a cogliere il meglio, dove nessuno se la tira. E tutti stiamo vivendo questa esperienza come la famiglia che prende il furgone e va in vacanza. Forse per questo non abbiamo aspettative, perché nessuno di noi ha mai fatto, ed è bello farlo insieme, mano nella mano. È la chiusura di un cerchio? Ma questo Sanremo è la chiusura di un cerchio, ma che ne apre subito un altro, come una spirale. In bomba è bello che ci siano tanti artisti diversi, tipo me che sono innamorata della moda, e Franco 126 che si presenta in tuta in qualsiasi occasione. Ma poi lui fa cose che io non faccio, sono contenta che mi ritengano quella su cui possono osare. Non perché gli altri non possono, ma perché non vogliono, e bomba rispetta tutte queste anime diverse. Non sarà un caso se tra i grandi artisti che hanno scoperto non se n'è mai andato nessuno, eh? Visto che ti valorizzano proprio senza snaturarti. Come va, Forza Vicenza, come va? Che cerchio si aprirà dopo Sanremo, chiedono. Ci sarà sicuramente nuova musica, un tour e tanti viaggi per farmi qualche vacanza. Sono curiosa di natura, forse anche per questo sto andando a Sanremo. La classifica al festival conta o non ci farai troppo caso? Tutti dicono di no, poi alla fine di ogni serata sono lì ad ascoltare Amadeus che l'annuncia. È vero che l'anno scorso Blanco e Mahmood con Brividi sono arrivati primi e il pezzo ha spaccato, ma è anche vero che Tananai da ultimo è andato bene, così come Madame, nonostante la metà classifica. Poi ci sono i Maneskin che hanno vinto e ora sono candidati ai Grammy, ma vabbè. Diciamo che a me piacerebbe entrare tra i primi 5, non vado dicendo di essere sicura di farcela, ma come aspettativa nei miei confronti sarebbe figo arrivare più o meno in quella posizione. Oltre alla classifica, hai altre aspettative?
Spero di cantare bene, rimanere me stessa e divertirmi. A Sanremo credo serva un atteggiamento di concentrazione. Zen. L'aspettativa maggiore è non farsi aspettative. Con chi giochi? Con chi sogni di collaborare in un prossimo futuro? Oltre a scrivere un brano con lui, sarebbe bello collaborare di più con Calcutta. A livello internazionale, invece, mi piacerebbe lavorare con Pink Petrelis, un'artista britannica fortissima. Cosa ti manca di più di quando non eri famosa? In generale, non accuso tanto gli effetti negativi del successo. Come possono essere le foto o le attenzioni? Forse quando mi capita di essere giù di morale la gente mi ferma. Comunque, mi è capitato una volta di aver litigato con la mia ragazza. Sono uscita di casa e durante la passeggiata mi hanno bloccata in 10. Un po' mi rodeva, ma se vuoi la bicicletta poi devi pedalare. Cioè, per forza. Su YouTube mi sono imbattuto in un tuo video di 6 anni fa, quando hai partecipato a un concorso e cantavi una cover di Shawn Mendes, Stitches. Uno dei rituali, uno dei giurati ha esordito così: non ti trovo originale, cosa gli risponderesti oggi? Chi è originale ormai dopo i Beatles, i Nirvana, Quentin Tarantino o Pierpaolo Pasolini? Cosa possiamo inventare? Giustamente, non è così facile originare qualcosa di nuovo che poi tutti gli altri seguono. Per correttezza ricordo che il secondo giurato ti definiva raffinata e sublime. Hai visto? Grande a lui. Come si vede Ariete fra 10 anni? Più che altro come si vede Arianna. Spero ancora con il mio cane, che dovrebbe avere un poco più di 11 anni, con una persona che mi vuole bene al mio fianco, perché credo nell'amore a lungo termine, a fare ancora questo lavoro e in una bella casa, felice, in salute e con tutti quelli che ho intorno oggi, ancora a me, ancora con me. Cosa ti fa più arrabbiare? La gente che parla senza sapere e la chiusura mentale. Quello che ti fa più paura? Perdere, non a livello di gioco, ma una persona, se stessi, perdere in qualcosa, così io, qualsiasi cosa io faccia. Quando un amico ha saputo che ti avrei intervistata, mi ha spedito il messaggio di sua figlia, Chloe, di 11 anni. Cara Arianna, la tua musica ha davvero qualcosa di diverso dalle altre. Quando l'ascolto mi trasmette tranquillità e nel frattempo mi fa riflettere. Ti auguro il meglio. Cosa diresti a lei che rappresenta idealmente i tuoi fan? La ringrazio per le belle parole e per avere così tanta fiducia in me. Mi piace fare questa impressione ai giovani, ma spero dopo Sanremo di poterla fare un po' anche su tutti gli altri. E questa era la nostra lunghissima intervista al signori, nostra, era l'intervista del signor Gianmarco Aimi del Rolling Stone Italia alla nostra bellissima e simpaticissima Ariete. Tanti auguri Ariete, mi raccomando, guarda che ti ho messa in squadra, quindi cerca di fare le robe fatte bene, attenzione. Ma proseguiamo. Ciao Trust. Ciao bambina. Buonasera. Ah. Proseguiamo, andiamoci a vedere i duetti in anteprima del Festival di Sanremo 2023. Proprio perché il giornale ha spoilerato alcuni nomi della serata dedicata alla cover. Tra gli artisti che potrebbero fare compagnia ai cantanti in gara sono spuntati fuori nomi tipo Salmo, Fedez, Noemi, eppure Lorella Cuccarini. Ma vi rendete conto? Cioè, chi era Lorella Cuccarini? No, lasciamo perdere. Allora Fedez, che sguardo pensieroso. Allora, mentre la lista degli ospiti e dei super ospiti di Sanremo 2023 si allunga e Amadeus calda i motori della prossima edizione, che sarà in diretta su Rai 1 del 7 febbraio prossimo, sono state rilasciate alcune interessanti anticipazioni sulla serata più amata da pubblico e critica, quella dei duetti. Il giornale, anticipando le mosse del conduttore, ha svelato infatti alcuni nomi dei possibili artisti che affiancheranno i cantanti in gara nella quarta puntata della Kermesse, quella del venerdì, che sarà co-condotta da Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Francini. Tra i nomi più interessanti, sebbene non ancora confermati dalla Rai, c'è quello di Fedez, che dovrebbe accompagnare sul palco l'amico J-Ax e il suo fedele DJ Jed. Informazione completa con l'articolo 31. Il duetto è plausibile in nome di quel rapporto tra Ax e Fedez, finalmente ritrovato dopo una lunga diatriba mediatica e soprattutto personale. Altre voci sussurrano il nome di Noemi e Mara Sattei insieme nella serata dei duetti. Romantica
E forse un po' scontata la coppiata Shari, in gara dopo aver passato le sezioni nei giovani, e Salmo, che fanno coppia fissa anche nella vita, hai capito, signor Salmo? Sempre secondo le prime indiscrezioni, sarebbe saltato l'accordo tra Gianluca Grigliani, in gara con quanto ti manca il fiato, e Piero Pelù. L'artista sarebbe ora a caccia di un'alternativa per la serata cover. Anche Grignani ho messo sul mio team, però, proprio perché spero arrivi ultimo in maniera tale che possiamo raddoppiare i punti. Vabbè, vero peccato. Sono perso. Interessante forse il più goloso è l'accostamento tra Olly, che ha superato le lunghe selezioni dei giovani Sanremo 2023, finendo nella rosa dei sei finalisti che si esibiranno in gara con i Big, e Lorella Cuccarini. Altra accoppiata anticipata dai rumors, quella tra Rose Villain e Rosa Chemical, in gara con la canzone Made in Italy. Tanta roba, non mancheranno le combo creative, è il caso dei Collazilio, sempre in arrivo da Sanremo Giovani, che dovrebbero salire sul palco con dito nella piaga, mentre i Modà avrebbero scelto le Vibrazioni. Buonasera, signor Astro, buonasera a lei. Mentre i Modà, appunto, avrebbero scelto le Vibrazioni. Io mi sono perso, signori, per provare a trionfare nella serata cover. Madame, recentemente al centro di diverse polemiche, perché però non le sono costate il posto tra i Big in gara a Sanremo, così ha deciso Amadeus, potrebbe cantare insieme a Izzy Gianmaria con Manuel Agnelli, Leo Gassman. Dio. Ah, non lo so io. Dio. Buonasera. Doveva arrivare Astro per interrompere. Mannaggia la miseria. Perdonatelo, perché non sa quello che fa. Madame, recentemente al centro di diverse polemiche, che però non le sono costate il posto tra i Big in gara a Sanremo, così ha deciso Amadeus, potrebbe cantare insieme a Izzy Gianmaria con Manuel Agnelli, Leo Gassman con Edoardo Bennato, Tananai con Don Joe, Se Tu con BNKR44 e LDA con Alex Britti. Si vocifera, ma così come le collaborazioni per i duetti, anche questa news non è stata ancora confermata, che Carla Bruni potrebbe essere coinvolta con uno dei cantanti in gara proprio nella serata di venerdì, dando vita ad uno spettacolo di respiro internazionale, a un duetto indimenticabile. Rispondendo ad Astro, mi sono mangiato, che buoni, un bel piattone così di gnocchetti piccoli con crema di parmigiano, qualcosa del genere, molto molto buoni, molto, devo dire, molto molto buoni. La serata delle cover di Sanremo è di solito quella che raccoglie più apprezzamento del pubblico, che funge da pausa nella serrata presentazione delle canzoni in gara e che ha regalato negli anni scorsi alcuni show dentro lo show, indimenticabili. Basti pensare ai Maneskin in gara nel 2021 con Zitti e Buoni, accompagnati sul palco da Manuel Agnelli, per dare vita ad un'intensa versione di Amandoti dei CCCP, oppure ad Achille Lauro nel 2022, insieme all'iconica Loredana per te, che tutti conoscono. C'è una grande attesa dunque per capire se i nomi anticipati dalle indiscrezioni saranno confermate da Amadeus, proprio perché promettono emozioni. E questa era la nostra, come dire, il nostro piccolo contributo dedicato alle notizie, a tutti gli aggiornamenti inerenti al Festival di Sanremo 2023, che ricordiamo avere inizio il 7 di febbraio, signori. Noi ovviamente ci vediamo domani con un nuovo appuntamento. Grazie per averci seguito, ma soprattutto grazie per la vostra compagnia, grazie veramente di cuore.